Vogliamo dirlo, però insomma, quello possiamo già fare. Sono sul podio. Beh, insomma, adesso abbiamo una coppia straordinaria. Sono veramente questa è una coppia che sa sorprenderci ogni volta e stupirci e incantarci. La loro, classe. Davvero, sono la classe sul ghiaccio. Funny Face di Gershwin. Guarda, ed ecco la Audrey Hepburn. Tessa Virtu. E questa è la magia. La magia di Tessa Virtu e Scott Moir, che loro riescono sempre a creare, ricreare quando entrano sul ghiaccio. Quando sono in pista davvero tutto il resto che li circonda scompare, ci sono solo loro
con la loro classe, la loro raffinatezza, la loro semplicità, che però diventa un tutt'uno incredibile. Il massimo, abbiamo visto due attori sul ghiaccio, la scelta musicale, Tess ha fatto bene a far vedere questo film a Scott, credo che, guardate... Ma lui è diventato strepitoso. È incredibile, guardate la, come sono naturali a dover interpretare, poi l'eleganza, la raffinatezza, la sobrietà dei, sia dei costumi che anche dei movimenti, il minimo, e poi le, la naturalezza con cui hanno eseguito tutti gli elementi tecnici, anche i più difficili. Stavo notando, come, quello che mi ha colpito particolarmente è come loro nelle sequenze di passi cambino le prese, cambino le posizioni, che dalla, dal valzer al fox, alla posizione tango, ma con una naturalezza incredibile, come se stessero pattinando da più di 3.000 anni. Cioè, come se fossero una persona unica. Guarda con anche i volti, la naturalezza con cui fanno proprio ogni singolo movimento. Lui è un Fred Astaire perfetto e lei ha veramente la classe per rappresentare Audrey Hepburn, che in questo film era la protagonista insieme appunto a Fred Astaire. Lui è incredibile, credo che sia uno dei migliori uomini pattinatori sul ghiaccio, e veramente ha un carisma e una capacità di portare Tessa e quindi di presentarla in una maniera incredibile. Che coppia straordinaria. Loro ovviamente avevano già vinto Skate Canada, e a Skate Canada hanno ottenuto il punteggio più alto di questa stagione per una coppia della danza, con 178,34. Vedremo oggi. Sì. Secondo me qua i components altissime voleranno. Sì. Cioè, quando sono scesi dopo le coppie precedenti, proprio un'altra storia. Qua si vede che solita storia. La differenza totale con l'esercizio fatto da Pesciola Busat. Sì, quello, no? Forse era evidente. È talmente evidente che ti porta in un clima. Loro dicono questo esercizio ci ricorda molto Broadway. Noi ci siamo divertiti a crearlo così e si vede. E noi ci siamo divertiti a guardarlo. Mamma mia, bellissimo. 105,75. Perché la allora, detrazione? La deduction può essere in questo caso per un movimento che è stato considerato illegale a questo punto, per cui bisognerebbe andare a comprendere esattamente il motivo. Comunque senza nessun problema sono primi con 176,93, avevano nella short dance 71,18 e dunque vanno a vincere dopo Skate Canada. Loro si confermano anche qui a Parigi.